Benvenuti nel mio canale. Quest'oggi prepareremo insieme la focaccia pugliese con lievito madre. Questa bellissima focaccia che vedete, l'ho appena sfornata e volevo farvela vedere prima di iniziare il video. È morbidissima perché contiene le patate, oltre che gli ingredienti che fra poco vi dirò, ed è anche croccante allo stesso tempo, piena di bolle, veramente una golosità unica. Io la inizio a preparare la mattina per poi mangiarla la sera a cena. Adesso basta chiacchierare. Vi lascio all'impasto. Per questa ricetta ci occorrono 120 g di lievito rinfrescato e raddoppiato, quindi per farlo vi do le dosi, così vi facilito l'operazione. Sono 48 di farina, 48 di lievito, 24 di acqua. Ok, preparate il vostro lievito madre e mettetelo da parte a raddoppiare. Vi do anche gli orari. Questa ricetta va fatta dalla mattina alla sera, quindi iniziate a rinfrescare la mattina il lievito e la mangiate la sera a cena. Quindi se siamo in inverno iniziamo alle 7:30, altrimenti non ce la faremo a farla lievitare bene per l'ora di cena. Se siamo in estate invece potete iniziare tranquillamente alle 9:00, 9:30, perché con il caldo lievita molto più velocemente. Quindi rinfreschiamo il lievito e mettiamolo da parte. Mentre aspettiamo il raddoppio del lievito, prepariamo anche le patate che andranno nell'impasto. Ne occorrono 120 grammi, vanno pesate da crude, così come vedete. Allora, io vi consiglio di cuocerle o di farle bollire con la buccia e poi rimuovere la buccia in un secondo tempo, così non assorbiranno troppa acqua, oppure di utilizzare, come faccio io, una pentola a vapore, per lo stesso motivo, così l'acqua rimane sotto e le patate non saranno troppo impregnate di acqua. Quindi facciamo bollire o insomma cuociamo 120 g di patate, così pesate da crude. Una volta che saranno ben cotte, le andiamo a schiacciare con lo schiacciapatate o con una forchetta e le lasciamo raffreddare in attesa che il lievito raddoppi. Quando andiamo a fare l'impasto, così saranno tiepide e non saranno bollenti. Se fossero bollenti appena cotte, andrebbero completamente a rovinare il lievito. Quindi mi raccomando, facciamo rinfrescare il lievito madre e al contempo andiamo a bollire le patate e le schiacciamo e aspettiamo che il lievito raddoppi. Eccoci qui. Allora, il mio lievito valentino è perfettamente raddoppiato, come potete vedere dall'elastichetto, quindi possiamo procedere con l'impasto. Mettiamo in una ciotola 150 g di acqua a temperatura ambiente, un cucchiaino di miele, i nostri 120 g di lievito rinfrescato e raddoppiato. Facciamolo a pezzi e mettiamolo così nell'acqua. Adesso andiamolo a sciogliere bene, potete usare una forchetta se preferite, come sapete se mi seguite, io preferisco usare le mani. Poi aggiungiamo la farina, in questo caso servirà 300 g di semola rimacinata di grano duro. Mi raccomando, non vi sbagliate, non prendete la semola per pasta o il semolino, dovete mettere la semola rimacinata, cercate la dicitura rimacinata, ok? Io sto utilizzando questa qui che ha 11 di proteine, per chi lo vuole sapere, ne occorrono 300 g. Aggiungiamo anche i 120 g di patate che abbiamo lessato e schiacciato in precedenza. Adesso dovrebbero essere tiepide o fredde. Mi raccomando, non le mettete bollenti, altrimenti il nostro lievito sarà rovinato, poverino. E cominciamo ad impastare. Impastiamo prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro, ok? Alla fine andiamo ad aggiungere l'olio e il sale. Occorrono un cucchiaino di sale e 2 cucchiai più grandi di olio. Se volete sapere i grammi esatti, ve li do. 10 grammi di sale, 13 grammi di olio. Però olio extravergine di oliva, mi raccomando. Se preferite invece usare cucchiaini, usate la dose che vi ho detto prima e andate ad impastare. Una volta raggiunta questa consistenza omogenea, e liscia, vi potete fermare. Allora, se voi avete bollito le patate come vi ho detto io, quindi con la pentola a vapore oppure, mantenendo la buccia quando le stavate bollendo, non dovrebbero aver assorbito troppa acqua, quindi le dosi che vi ho dato sono perfette, come queste che insomma, vi permettono di fare un panetto come quello che vedete. Se invece, le avete bollite in modo diverso oppure per un motivo o per un altro le vostre patate hanno assorbito più acqua del necessario, l'impasto potrebbe risultare molto molto più appiccicoso. In quel caso andate ad aggiungere un pochino di farina. Se invece dovesse essere troppo duro, aggiungete un pochino di acqua, insomma, regolatevi voi per avere comunque un impasto ben idratato come questo. Quando noi facciamo le pizze o le focacce, è importante che l'impasto sia idratato.
Anche se è appiccicoso, quindi se è difficile lavorarlo con le mani, non aggiungete troppa farina, perché un impasto idratato poi in cottura ci darà dei risultati meravigliosi. Sarà un impasto più leggero e con gli alveoli più aperti. Ok? Quindi mi raccomando, non fate impasti troppo duri, cercate di avere degli impasti morbidi, ben idratati, come quello che vedete qua. Ok, adesso lo copriamo, lo lasciamo riposare un quarto d'ora. Ok. È trascorso il tempo di riposo, adesso scopriamo il nostro impasto e iniziamo a fare le pieghe. Allora, se serve, aggiungiamo un po' d'olio nel contorno. Il mio già è abbastanza unto, quindi non serve aggiungerne altro. Allora, visto che l'impasto è molto idratato, io adesso farò le pieghe in ciotola. Se volete vedere un video esteso su come si fanno, ve lo metto qui sopra e in info box. Se il vostro impasto invece fosse più solido di questo, potete fare le pieghe a tre. Anche in questo caso ve le metto qui sopra e in info box. Scegliete le pieghe che preferite. Procediamo e facciamo il primo giro di pieghe in ciotola. Quindi allunghiamo l'impasto. Spingiamo al centro e andiamo a schiacciare. Giriamo. Ripetiamo l'operazione su tutto il contorno finché l'impasto non diventa tenace e già sta iniziando, quindi non vuole più continuare ad essere allungato. Ce lo dice lui, eccolo qua. Vedete? Io tiro ma non viene. Vuol dire che il primo giro di pieghe è finito. Adesso facciamo una leggera pirlatura. Rimettiamo a posto l'impasto, lo copriamo e mettiamo il timer. Allora, vanno ripetute queste pieghe per 3 volte a intervalli di 20 minuti. Quindi questa è la prima. Adesso mettiamo un timer di 20, facciamo la seconda, un timer di 20, ci vediamo alla fine della terza piega. Dopo aver fatto l'ultimo giro di pieghe, io l'ho appena fatto, facciamo una pirlatina, ungiamo una ciotola con dell'olio extravergine di oliva. E appoggiamo il nostro impasto all'interno. Adesso copriamolo con la pellicola trasparente e mettiamolo a lievitare. Deve raddoppiare di volume. Io lo metto nel forno spento con la lucina spenta e aspetto il raddoppio. Ed ecco l'impasto ben lievitato, sono le 7 di sera, adesso è ora di stenderlo sulla teglia e poi lo lasciamo lievitare ancora un'oretta. Andiamo ad ungere una teglia del forno, una leccarda. Questa qui misura 30 x 40 cm. Allora, io vi sconsiglio sempre di utilizzare le teglie soggetta. Uno, perché inquinano. Due, perché è risaputo che la pizza nelle teglie soggetta viene peggio. Quindi pizza e focacce nelle teglie soggetta no. Al massimo, se proprio non avete voglia di lavarla, mettete uno strato di carta forno. Però la focaccia pugliese si fa con l'olio. Quindi mettiamo abbondante olio extravergine di oliva sulla teglia e andiamolo a spalmare con le nostre mani. Io faccio tutto con le mani, come sapete, non ho paura di sporcarle. Eccole qua. Adesso rovesciamo pian pianino il nostro impasto, piano piano, perché non vogliamo assolutamente sgonfiare la lievitazione che ha fatto. Eccolo qui. La parte sopra, è meglio lasciarla sopra anche quando lo stendiamo. E adesso, come vi ho fatto vedere già, in altri video, andiamo a stendere l'impasto con molta delicatezza. Se volete vedere un video, con vari modi per stendere l'impasto, lo trovate qui sopra in info box. Allora, schiacciamo prima cosa i bordi, perché anche oggi non vogliamo fare una pizza napoletana con i bordi alti. Quindi il cornicione non ci interessa. Se non facessimo questa operazione, andando a schiacciare il centro, l'aria si sposterebbe tutta nei bordi, invece noi non vogliamo un cornicione alto e quindi prima schiacciamo i bordi. Piano piano andiamo a schiacciare in questo modo. Con i polpastrelli facciamo questo movimento, facciamola respirare un momento, poi ricominciamo. La dobbiamo allargare senza rovinare le bolle, dobbiamo solo spostare l'aria da una parte all'altra. Quindi ricominciamo con i polpastrelli. Ok, guardate quante belle bolle ci sono all'interno di questa focaccia. Allora, se la volete molto alta, potete anche fermarvi qui, ok? Potreste anche fermarvi qui e fare una bella focacciona alta rotonda. Io preferisco stenderla ancora un pochino, quindi continuo.
sempre in punta, cercando di non rovinare le bolle. Vedete quante ce ne sono, quanto sono belle? Voglio solo muovere l'aria da una parte all'altra e spostarla di qua e di là. In questo modo si stende l'impasto e si mantengono le bolle. E anche quelle che si sono sdraiate poi in cottura si gonfiano di nuovo. Come vedete, l'impasto è molto elastico e torna indietro. Ok, questa bolla la facciamo diventare due. Ok, insomma, continuate così fino a raggiungere i bordi della teglia. Ok, la nostra focaccia è ben stesa. Adesso lasciamola lievitare ancora un po' e nel frattempo prepariamo il condimento. Prepariamo il condimento. Allora, se volete fare la ricetta tradizionale della focaccia barese, una volta che la vostra focaccia sarà lievitata, quindi passata questa oretta dopo averla stesa, andate a mettere sulla superficie della focaccia dei pomodorini pachino tagliati a metà, delle olive nere senza il nocciolo, un bel filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e delle foglioline di origano. Io invece vi propongo un condimento un filino diverso, ma poco poco, quindi amici pugliesi, vi prego, non vi offendete. Allora, cosa faccio io? Prima di tutto lavo i pomodorini pachino, li taglio a metà, li metto in una ciotola. Ok, poi prendo un'acciughina dal frigo, si sa che noi romani siamo un po' fissati con queste acciughine sott'olio, le mettiamo un po' da tutte le parti. Non vi preoccupate, non si sentirà il sapore di pesce, serve soltanto per dare una nota sapida in più. Ok, quindi prendiamo l'acciughina, la tagliamo piccola piccola piccola, la aggiungiamo nei nostri pomodori, però non è necessaria e non vi preoccupate, potete anche non metterla. Poi aggiungiamo uno spicchietto d'aglio piccolo piccolo, tagliato a pezzettini minuscoli. Io metto anche un pizzichetto di peperoncino, origano e timo freschi. Io questi qui che vedete li ho appena raccolti, ma voi potete usare tranquillamente origano e timo secchi, quindi non c'è problema. Mi raccomando, queste spezie sono quelle che daranno il profumo, il sapore alla nostra focaccia, quindi non abbiate paura di metterne tante. Abbondate di origano, di timo, di profumi, ok? Ok, fatto questo, aggiungiamo un bel pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero che servirà a caramellare i nostri pomodorini. Oltre a creare quel contrasto dolce-salato buonissimo, farà anche uscire dal forno questa focaccia con dei pomodori belli lucidi, quindi sarà ancora più bella. Poi irroriamo tutto con due bei giri abbondanti di olio extravergine di oliva, mescoliamo bene. E lasciamo riposare il nostro condimento fin tanto che la nostra focaccia è in forno a lievitare. In questo modo i pomodorini tireranno fuori tutto il loro sughetto e poi potremo, dopo averli messi sulla focaccia, cospargerla di questo sughettino che si crea sotto, che è saporitissimo, quindi sarà ancora più buona. Ok, quindi lasciamo la focaccia lievitare, prepariamo il nostro condimento, copriamolo e lasciamolo riposare finché la focaccia non è pronta. Ok, la nostra focaccia ha fatto la sua seconda lievitazione. Guardate quante belle bolle si sono formate. Ok, adesso è il momento di condirla. Quindi prendiamo i nostri pomodorini e andiamoli a mettere sulla superficie della nostra focaccia. A me piacciono proprio belli dentro la focaccia, quindi quando li metto li faccio proprio affondare tra le bolle. Guardate come faccio. Li appoggio e poi li faccio proprio affondare dentro l'impasto. Una volta sistemati tutti i pomodorini, andiamo a versare il sughetto di cui vi parlavo prima. Ok, eccolo qua. Direi che la nostra meravigliosa focaccia barese è pronta per il forno. Allora andiamola ad accendere e facciamolo scaldare bene. Lo dobbiamo mettere a 220 gradi, in modalità statica sopra sotto. Facciamolo scaldare almeno per un quarto d'ora prima di infornare la nostra focaccia. Una volta che sarà caldo, l'andiamo ad infornare nel ripiano a metà del vostro forno per all'incirca per 20-25 minuti. Però ogni forno è diverso, quindi mi raccomando, come dico sempre, controllate bene la cottura della vostra focaccia guardandola, quindi quando sarà ben cotta nella parte sotto la potrete sfornare. Ok, ed ecco la nostra focaccia barese appena uscita dal forno.
Non sapete che profumo c'è in questa cucina, infatti vi saluterò molto rapidamente perché devo andare a mangiarla. Quindi adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like qui sotto, iscrivetevi al canale e se volete venite su Facebook nel gruppo Lievito Madre Consigli e Ricette. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché adesso la taglio così vi faccio vedere anche com'è all'interno. Un salutone e ci vediamo alla prossima ricetta!